noi siamo in un momento particolarmente interessante e drammatico. Drammatico perché siamo in mezzo a una serie di eventi particolarmente estremi, Canada, Germania, Cina e così via, ma al tempo stesso interessanti perché l'Europa in prima battuta, ma poi anche altri paesi, stanno alzando il tiro per identificare obiettivi ambiziosi che ci porteranno nei prossimi 10 anni, nei prossimi 30 anni, verso la neutralità climatica, che non è solamente una questione che riguarda le emissioni di CO2, ma riguarda l'industria, riguarda il nostro rapporto con l'ambiente. Quindi non è un percorso che inizia oggi, ma sicuramente oggi siamo in una fase di della necessità di una rapidissima accelerazione. Io penso che l'Europa saprà cogliere questa opportunità. Per quanto riguarda l'Italia, vedremo, perché siamo ancora in una fase di surplus, di attesa.